Buongiorno cari amici, buon fine settimana in questo ultimo fine settimana agostiano, 29 agosto 2020. Tra un quarto d'ora circa siamo alle 11. Bene, parliamo oggi di Formula 1 anno 2020. Ovviamente andiamo con la nuova gara, quella del Belgio, che è ovviamente ha già messo in archivio le prove libere, ma vedrà il momento clou oggi e ovviamente domani. Oggi qualifiche alle ore 15 su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 1, Q1, Q2 e Q3, ripeto, a partire dalle ore 15. Differita in chiaro free sul digitale terrestre su TV8 a partire dalle ore 18:30. Per quanto riguarda il Gran Premio, la diretta esclusiva su Sky Sport Formula 1 e su Sky Sport 1 domani, domenica 30 agosto 2020, ore 15:10. Differita su TV8 alle ore 18:10. Beh, che possiamo dire? Auguriamoci che, insomma, la Ferrari, per quanto è possibile, possa fare un buon risultato. Ovviamente è agli occhi di tutti il fatto che c'è un super dominio Mercedes. Certo, c'è un buon Max Verstappen che tende di fare a sportellate con le Mercedes, meno male, direi io, se no sarebbe una cosa all'unisono. E niente, quindi forza Ferrari, viva lo spettacolo, il divertimento, direi anche forza Max Verstappen, che chissà, speriamo dia fastidio alle Mercedes. Certo, se devo dare una mia opinione su Sebastian Vettel, io sin dal primo momento, diciamo, certo, vabbè, bisogna rispettare il contratto, lui comunque deve rimanere quest'altra stagione in Ferrari, però insomma è ovvio che se dobbiamo essere, diciamo, no, sulla stessa linea d'onda, dobbiamo dire che sì, Vettel magari cerca di fare quello che può, però, come dire, sapendo, cioè io, se appunto sono consapevole che nella prossima stagione sportiva non farò più parte del team della Ferrari per i tantissimi motivi che non stiamo qui ad elencare, è ovvio che io, cioè, vi dico la verità, è come se già me la faccio come fantasia, come coppia già di quest'anno, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Però certo, Leclerc ha già un anno in Ferrari e quindi un po' di esperienza, senza dimenticare abbiamo il figlio di Michael Schumacher, Mick Schumacher in Formula 2, che chissà in un tempo futuro potremo vedere in Ferrari. E niente, quindi questo è quando, speriamo di vedere un bello spettacolo, anche perché sì, diciamo già dalle prove libere comunque si vedono le prime situazioni, però i momenti clou sono appunto le qualifiche sopra e la gara. Io vi ringrazio voi tutti per l'attenzione. Vi rimando a domani, avremo, vi dico subito, il video con i miei pronostici su Payback, che è il pay-per-view post SummerSlam, proprio a distanza di una settimana dalla WWE, e poi vediamo un po' se faccio anche il video sul
di riassunto del Gran Premio del Belgio per quanto riguarda la gara. Grazie a tutti e alla prossima dal vostro Nicola De Lucia. Ciao, buonas a tutti, ciao.